Primo tempo, con l'opinionista Carlo Filippo Vardelli e i protagonisti del Piacenza Volley. Serviva una reazione alla Gasse di Piacenza dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, e la reazione è arrivata. I biancorossi hanno messo insieme 4 vittorie consecutive negli ultimi 10 giorni, confermando il terzo posto in campionato e vincendo il girone di Champions, che ha permesso alla compagine biancorossa di raggiungere i quarti di finale. Tempo di riposare però non ce n'è. Domenica al Palabanca arriva la squadra capolista e campione d'Italia, Trento. Match di cartello a Piacenza. Ne parliamo con Fabrizio Gironi. Ciao Fabrizio, bentornato. Ciao a tutti, grazie all'ospitalità. Allora, partiamo raccontando un po' la partita di poche ore fa con Berlino, trasferta valida per l'ultima giornata del girone di Champions League. Diciamo che a voi bastavano 2 set per avere l'aritmetica certezza del primo posto di quarti di finale, ma avete fatto di più. Vittoria 3-0, grande partita, e ti chiedo di raccontarcelo un po', insomma, com'è andata. Sì, era una partita molto importante per noi, passare per primi del girone era un obiettivo, in quanto saltiamo un turno preliminare per la fase successiva, quindi abbiamo un turno di riposo. In un'annata come questa, in cui abbiamo tante partite vicine tra Coppa e Campionato, avere un turno di riposo è sicuramente un plus, ecco. Certo. Per la partita di Berlino invece abbiamo espresso una buonissima pallavolo di alto livello, forse una delle nostre migliori partite di questa stagione. È stata veramente una bella partita, anche il palazzetto allora era pienissimo, c'era un'atmosfera bella, e vincere così vale ancora di più. Senti, sembra che dopo la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia sia scattato qualcosa dentro la squadra, perché avete vinto molto bene con Ankara giocando alla grande, avete vinto con Berlino, come hai detto tu, giocando alla grande, sempre il terzo posto in campionato che guarda soprattutto in alto. Ti chiedo cosa è successo, se è successo qualcosa. Guarda, sicuramente è stata una sconfitta che ci ha fatto molto male. È stata comunque una partita molto combattuta, finita certo. Al tiebreak, tirata. Milano è stata molto brava, ha sfruttato l'occasione. Noi non siamo stati bravi a chiuderla dal mio punto di vista. Non credo sia cambiato qualcosa, perché comunque in ogni partita, anche in quelle che abbiamo perso, noi comunque non abbiamo mai fatto delle brutte sconfitte. Forse, guarda, l'unica partita veramente brutta che abbiamo giocato è stata quella in Supercoppa con la Lube. Sì. Poi le altre, anche quando abbiamo perso, comunque abbiamo sempre lottato. Non so se è scattato qualcosa di diverso, non credo, ma comunque in palestra lavoriamo sempre forti, abbiamo degli obiettivi chiari in testa, e come detto prima, sicuramente la sconfitta con Milano brucia e ci ha fatto venire ancora magari più voglia di vincere, ecco. Voglia di vincere che secondo me sarà fondamentale domenica, perché giocherete alle 4, quindi alle 16, tra le mura amiche del Palabanca contro Trento, che è la formazione prima in classifica e campione d'Italia in carica. Ti chiedo come si approccia una partita del genere, perché immagino che a livello di motivazioni non ci sia bisogno di caricarvi più di tanto. No, Trento è una squadra che sta confermando ciò che ha fatto l'anno scorso, sta meritando di vincere questa Superlega, perché credo che sia stata magari la più costante durante tutto il campionato. È una squadra molto forte, la partita di domenica sarà molto importante per la classifica, per noi avvicinarci e rimanere nelle posizioni alte della classifica. Ma che altro dire? Sarà una partita sicuramente molto molto difficile. Noi veniamo da un tour de force, comunque in questo periodo abbiamo fatto molti viaggi tra Ankara, anche Catania, stessa Catania, certo. Adesso Berlino, e poi mercoledì andremo subito a Latina, quindi per noi è un periodo stressante fisicamente parlando e anche di testa, e dovremmo essere concentrati sulla partita di domenica, perché come hai detto tu è un punto molto importante di questo campionato. Una partita che seguiremo su Radio Sound, come abbiamo già detto, domenica alle ore 16, Gasseis Blue Energy contro Trentino. Nell'attesa di raccontarvela, grazie a Fabrizio Gironi per essere stato con noi e in bocca al lupo. Ciao a tutti, grazie. Primo tempo, 5 minuti di podcast con l'opinionista Carlo Filippo Vardelli e i protagonisti della Gasseis Blue Energy Volley Piacenza.